con un'altra persona. Oh madonna mia. Ma che cazzo succede? Fiducia sanguinava. Ma chi è Lazza? Non ripaga. Non ripaga. Ma che cazzo sto vedendo? Quando ti cercavo tu non c'eri. Ma che cazzo è? Con te io sto male. Male, 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 male. Allora, la metto nei preferiti. Dov'è? Segnala, no? Come si fa a mettere i preferiti sta merda? Non lo so. Male. C'è un modo per male. Me. Drasti scrive: allora, il testo ci sta, però anche se registrata a telefono potevi fare di più. La risposta di Unique Zero è: e come? E poi comunque la rifarò in uno studio. E come di più? Ti ho preso il video di Lazza. Ma perché c'è Lazza nel video? Scusate. Nome font? Dai, io cambio perché io non ce la faccio. Io cane. Ehi, 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 fratello. No, il tutorial su come migliorare i tuoi testi. Imparare a scrivere un testo valido originale. Andiamo a vedere se il tutorial è valido. Io sono totalmente diverso. Ma c'è un mondo che io non conosco ed è il mondo mio preferito. Ehi, 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 fratello, ti do una dritta. Se sei un emergente, migliora così i tuoi testi. Qua è Genise. Scusa, Ehi, 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 fratello, ti vedo. Sei un artista emergente. Non stai facendo altro che parlare di cash. Che non sai come fare. Pussy. Lo sai che se devi fare un tutorial su come scrivere un testo, forse è meglio scriverselo un testo prima di dire le minchiate e fare le pause perché non sai cosa dire? Ma no, ma lui sta dando dei consigli. Non fare come faccio io, fai come dico io. Sotto al blocco i raggi di sole, bimbi che giocano con un pallone. Prove. No. Ma cosa fatichi? È 12 anni. Ah, è sempre Ravo. È sempre Ravo di 12 anni fa. Ma perché? Ma è un perché? Bambino, è un bambino, non può lavorare. Ravo, Ravo, ancora Ravo! Ma solo lui depubblica le cose. Ma andiamo avanti, per favore. Pudini, pudini, ecco. Mi mangio i panini. Bravo. Bravo, incredibile. Bravo. Produttivissimo. Chi è questo? Ok, bro, la tua gang non ha più chance di vincere. Vincere, ho cresciuto il talento. Mossette. Con una clone tu vede F1. Le mie strade zitte ma non sono timide. Oh. Ah, voglio vincere da Pasha. La testa calma solo per gli affari. Per il resto intrepida. Mi chiedo se sapevo fare di meglio. Per me la domanda è retorica. Yeah. 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 Allora, per me è un big sì questo, te lo dico. Questo è un grande sì. Ha perso un po' di fiato all'inizio per fare troppe mossette sceniche. Però è figo. Un massimo pericolo senza essere un tossico di merda. Ma neanche massimo pericolo, non c'entra un cazzo. Solo perché è bianco. La faccia uguale, perdonami. Solo perché è l'unico bianco di oggi che abbiamo visto. Il primo commento di questo video, che ce ne sono tre, ma il primo commento del signor Erke Babbaro Pazzo Sgravato. Che è uno che ogni tanto becchiamo anche sotto i nostri video, mi sa. Sì. È vincere e vinceremo. Io ve lo giuro su mia madre. Ci sarà una loro che si conoscono. Sì, ma si conoscono molto bene. Senti, allora, è un caso che sono bianchi, parlano, che lavorano anche la domenica dal gelataio e sono fasci. Con due impazziti su un'auto sfondata, non ci fermano gli sbirri. Cosa cazzo ho mi visto? Mi ha sfondato le orecchie. Cosa ho visto? Mi ha sfondato. Ma che recitazione è? È bellissimo. Ah, ma tu stai guardando il film. È come Sabotage dei Beastie Boys. Guarda. Guarda la recitazione. Guarda come sparisce una parte all'altra dello schermo. Guarda. Con due impazziti su un'auto. Via. Sulla scala. Complimenti per questo master altissimo. Comunque, se ci becchi complimenti, se ci arresti, Tana. Libero mea. C'era uno da piccolo. Era appena arrivato dalla Sicilia. Giocavamo a nascondino. E questo non diceva libero per me. Già, libero mea. Magari mea era suo zio. Che cazzo mea. Sa. Era una preghiera per liberare. Frimea. Non farai mai nulla con la musica. Sì. E poi ha scelto di fare TikTok. Ma cosa? Te lo meriti, non fare mai nulla nella musica, credo Nunzia stia rispondendo. Ma chi ha scritto non fare mai nulla nella musica? È lui, guarda. Ah. Ma è Rondo. Ma è Rondo. C'erano delle chitarre, parlo. Ha fatto finta di essere Rondo. Ma chi è questa persona? Perché? È solo l'inizio. Ma l'inizio di cosa? Di essere Rondo. Lui mette i pezzi di Rondo e dice: hai visto che ho spaccato? Ma raga, ma che c'è un problema? Te l'avevo detto che ce l'avrei fatta. Scusami, sono di lui. Puttana.
E adesso, mandami adesso le foto. E non si dice che te lo merita. Te lo meriti di essere rondo, cazzo. Dopo tanti sacrifici. Con la faccia. Ho Cristo al collo, proteggemi. Mi gente dalla galera. Non ha love, non ha niente. Mio fratello è qui che la pesa. Crede in me, bambra una Lambo. Mamma mia, Pacchi, che... Pacchi, quanta roba brutta. Quanto male che hai fatto al mondo, Pacchi. Io l'unica roba che sono contento è che sparirà tra qualche mese sta merda. E pensavo Pacchi stesso. Ma no, ma Pacchi perlomeno, ripeto, l'originale poi può permettersi di fare il cazzo di come Sfera, quanti Sfere abbiamo sentiti? Botto, e quanti Sferacci sono riusciti? Uno. Rapper emergente in studio. Ah, fai ridere, grande. Le parruccate. Ma le note quali? Un bravo top charts dream, eh? Striscia notizia. Gli accordi, la batteria. Tu ridi perché chi t'ha morto. Tu hai riso per il chi t'ha morto. Ho capito. Ho già messo una scimmia. Oh, chi t'ha morto. Guarda, si fa ridere i boomer quarantenni con i figli. Chi t'ha morto. Hai preso il target, bravissimo. Chi t'ha morto. Ma tu puoi permetterti di farti vedere dalla gente a fare un verso del genere? Cioè, io... E chi ti ha mortarti da solo? Vado oltre, no, poi non c'è tutto. L'ho offeso per mezz'ora e poi si piscia sotto. Perfetto, esatto. Io vado oltre perché a un certo punto dici: bastardo, ma puoi perdere così tanto la dignità solo per dire chi ti è morto? Perché... Beh, però se il fine giustifica chi ti ha morto. Per carità, mi hai fatto ridere. Quindi va bene. Vede la tuta, mi chiede se sono pulito. Fanculo, certo che sono pulito. Sono un artista, mica un tossico. Tutto lo spartito, non ho ancora vinto. Vabbè, Simba. Ma questo mi incuriosisce. Questo lui è Simba con i testi veri. Però dice: mi vede in tuta, mi chiede se sono pulito. Sì, perché dice: oh, non sono uno spaccino. No, sono uno nel spaccino. Senso, ma vai in giro vestito in tuta, ma ti lavi o c'hai anche dormito con questa tuta di merda? Io che ci fa dormo, per la esempio. Pigiama e ci fai anche le live. Per quello già lo sanno. La wave musicale è la UK Dream. Ma questo è il coglione di prima. Quello col passamontagna e ma i non guanti. Credo che sia lui. È dai, il coglione di prima. No, ti giuro su mia, sul secondo tumore di mia madre, che è il coglione di prima. L'ho riconosciuto. Occhi di coglione. Tu non devi insultare la gente. Sono i tuoi in mezzo a tanti. Coglione. Parlo. Te sei un coglione. Io mi dissocio. Tu sei un coglione. Fammi sentire cosa dice, però. Dai. In questi suoni ho scoperto Batman, rapper napoletano classe 99. L'unico che al momento suona più inglese degli inglesi. Wow, fa anche le mossette. È un coglione. Eccolo. Ma non è un coglione. Non devi insultare la gente. Tu ogni volta vuoi dare delle possibilità per poi dire: è un coglione. Allora, se te lo dico già io. Ehi, ma fammi dare la possibilità. Ma io lo dico a lui per farlo crescere. Ho capito, ma io glielo dico alla fine così. Sento diretti in attacco, mio frate non parla, parla con l'extendo, bustine nel club. Ma basta, ma basta. Bastardo. Basta. Ma come, questa è una bitch e si è ammesso Grelmos? Ma povera, scusa. Questa è una bitch, ma signore. Ma poi ha fatto il video come faccio i video io, quindi non è roba sua. Ho capito, ma perché la Grel? È la prima che gli è venuta in mente. Questo c'è il dramma, guardalo. Questo c'è il disagio e il dramma. Ho avuto una paura. Pezzo d'amore, guarda quante sigarette si è fumato per scrivere sta canzone. Ha sviluppato due metastasi in giro di 24 ore. E non è la canzone che sta per cantare. No, questo no, è il raga, problema. Raga. È la terza, raga. Questa. No, no, raga. Ah, yeah, giovani diversi. Ah, dai, ti prego, non puoi yeah. Posso averti, lo so, solo faccio fatica a capirlo. Posso darti il mondo, normo, princess. Io credo che lei non ti voglia perché puzzi di portacenere bagnato e sei sicco. E quindi ti arriva questo mozzicone umano che puzza di cenere bagnata. E quel baciare un posacenere, direi. Cioè, guarda, no. Cioè, sei anche un bel ragazzo se non avessi questo disagio intrinseco del tabagismo. Un po' mi dispiace. Vai. Non esiste via d'uscita. Mi sono fatto per tre. Mi sono fatto per tre. È un remix questo. Di cosa? Perché c'è sotto una vocina in inglese e lui ha preso la stessa nota, la stessa aria e... O può essere semplicemente che il produttore abbia fatto il cut e l'abbia messo in nota. Vabbè, ascoltatelo. Non era bruttissimo. CJ Jungle si chiama lui. Sicuro che non si ma può non fare è che l'ultimo? È il figlio della mia prof calabrese? Si chiamava CJ Jungles? Eh sì, Jungle di cognome. In bocca hanno il mio nome, se no. Sì, sì, Rondo, sempre sì. Lui. Bello sto pezzo.
tutorial. Sei un coglione. Vai, simpatico, dai, ha fatto il simpa. È difficile drillare. È tipo mezzo casa ciofa anche una certa, eh? L'amico di Fade è arrivato. Attenzione. Alfredino, ma c'hai 5 anni, cioè, ma che fa? Alfredino. Sai qual è il fatto? Che tu dovresti imparare proprio le basi della musica. Scusa, produce, oh, mamma mia, oh, fratu. Posso andare? Allora, inizia a mettere le mani sulla tastiera, devi cliccare. Fuces. Scusa. Adesso ti tiro uno schiaffo. Ti tiro uno schiaffo. Perché adesso il bambino ne sa più di te sul drill. Hai riso su Faucesso. Hai riso per Faucesso. Guarda che sei un merda. Ha fatto la faccetta. Aspetta, non vale, non avanti. Vale fare faccette per farmi cazzo, ridere. A me mar- non vale. Ehi. Ma è una merda sto beat. No. Beh, non è che se metti un basso. Ma ha 5 anni, che cazzo vuoi? Ma non ha 5 anni, è lui stesso travestito. Che cazzo fa? Drilla. Ma prima li sfotteva. Il coccodrilla. Mi sono fatto cacca sotto. Che schifezza. Adesso ha fatto ridere prima. Uno devi metterne troppo e... cioè uno fa ridere con la faccetta. Questo era un esperimento. Ecco, diciamo così, questo... beh, però per essere un esperimento direi che va, eh. Mi piace questo format. Mi piace questo format dove pigliamo per il culo la gente con dei disagi gravi dei bambini. Io lui lo inviterei, sì. Focess. Mi piace questo format. Un botto, dice Giulio. No, devono rispondere le ragazze perché il pubblico perché, è femmina. Scusami, non c'abbiamo neanche una donna in live. Come? No, sì, sì, sì. La cura è una vecchia di merda. Baiba. Ma chi? La cura, sto ancora aspettando che posti una foto dei piedi. Posti. Cosa è diventato posti di Venusa? No, siamo un sapo bulla. Io, vedi? Porco diesel. È stato il meme più corto del mondo, porco diesel. Come io complottista, come io sono barocco. Sì, no, barocco ancora sono. Vabbè, ma perché mi cagate il cazzo voi? Però abbiamo smesso di dirlo da 4 anni, vero, ragazzi? Se piace lo portiamo. Se piace. A buffo nelle domeniche quelle. Cosa stai dicendo? Io domenica non lavoro. Le domeniche in settimana. Dai! Trasmetti? Dai, allora, ragazzi, ci vediamo domani. Grazie per aver seguito. Ci dalle 15 alle 17 più o meno in live. Se siete su YouTube, lasciate il like, il commento qua sotto. E diteci che termini di ricerca possiamo utilizzare su TikTok per vedere altre di queste bellezze. A Rimini. A Rimini.